nascita della Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo non è un evento slegato dalla storia, ma è il frutto di 50 anni di coraggio che si legano proprio all'anniversario della struttura sanitaria e casa di cura La Residenza di Rodello. Quindi Rodello caput mundi per un giorno, ma caput mundi per un modello di efficienza sanitaria, innovazione sanitaria in ambito cattolico e non solo. La capacità di fare rete nel terzo settore merita gli auguri degli ospiti e dei protagonisti di questo evento di commemorazione ma di sguardo al futuro. Ecco le loro voci. Oggi per la nostra diocesi di Alba, forse una data storica, celebriamo i 50 anni della residenza di Rodello, ma si presenta, esce allo scoperto pubblicamente la nuova fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo. Io mi auguro che questa fondazione possa veramente rispondere a quelle che sono le necessità e i bisogni di oggi per assicurare una presenza e un'azione della Chiesa nel campo della salute, soprattutto facendosi carico delle persone malate, anziane, fragili, deboli. Questo è l'augurio che faccio alla Fondazione, che faccio a tutta quanta la Diocesi, a vivere quel messaggio e anche quell'imperativo di Gesù che ci dice: annunciate il Vangelo e curate i malati. Auguri alla Fondazione. L'augurio è che questa nuova sinergia che la Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo vuole offrire al territorio a livello diocesano diventi uno strumento pastorale che aiuta a legare il lavoro e la cura per l'anziano con il servizio alla persona, partendo sempre dal Vangelo. L'augurio è quello di fare in modo che ci sia una presenza capillare sul territorio, di modo che si possa far emergere anche tutte quelle buone pratiche che ci sono all'interno della nostra diocesi, le esperienze pregresse, positive, per cui l'augurio migliore è quello di fare sintesi di tutto questo. L'augurio che posso fare alla Fondazione è quella di proseguire sul percorso intrapreso, cercando di migliorarsi in quelle che possono essere le piccole criticità. L'augurio alla Fondazione è che riesca veramente ad ottemperare alla mission che ha, quella cioè di rendere forti e competitive le aziende, non lasciare quindi abbandonata tutta l'esigenza dell'assistenza all'anziano. Un augurio di continuare a lavorare bene al servizio delle persone, così come si è fatto per 50 anni. L'augurio è che le nostre strutture collaborino sempre in un'ottica di miglioramento continuo e di presenza costante e fattiva sul territorio. L'augurio, naturalmente, e di lavorare sul solco della residenza, continuando lo spirito di Don Battaglino per altri 50 anni. L'augurio è semplicissimo, che lo slancio, ecco, del volontariato si unisca agli sforzi che fa il settore pubblico per dare sempre più un buon servizio ai nostri utenti, ai nostri anziani, a noi anziani, che siamo sempre più numerosi. Ah, soprattutto qui a Rodello, dopo 50 anni di lavoro davvero utilissimo al nostro territorio, io mi auguro che possa continuare altrettanto e possa essere implementata questa struttura, che è un tassello fondamentale della rete di continuità assistenziale di cui oggi abbiamo davvero tanto bisogno. L'auspicio è che questa nuova fondazione possa veramente portare innovazione nell'ambito della ricerca e della formazione dell'operatore sanitario assieme alle varie agenzie territoriali. Non resta che augurare ogni bene a una cosa che diventerà giorno per giorno più importante e più, così, e più affascinante anche per chi opera e chi ci lavora.
Un augurio alla Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo per appunto riuscire ad investire in eccellenze sul territorio in ambito sociosanitario e per ottenere dei grandissimi risultati ed essere apprezzata da tutti i cittadini del nostro territorio. Più che un augurio, io ho una certezza e sono certo che lascerà un'impronta importante. Beh, l'augurio che mi faccio e che mi auspico è che comunque continuino sempre col trend già iniziato con il vecchio CDA della residenza, diciamo il passato CDA, e che appunto siano sempre presenti e sempre a favore dei nostri anziani, dei nostri degenti. Auguri per i 50 anni, ma auguri alla Fondazione che possa sempre di più sviluppare nuove realtà a favore della popolazione, sia del riabilitare che la popolazione anziana. La fondazione avrà, immaginiamo, ci auguriamo, gli stessi standard del quartiere di Rodello, sarà certamente una fondazione che avrà grande successo e una lunga vita, perché c'è una grande esigenza di questa forma di assistenza. E il mio augurio è di riuscire in questo obiettivo e soprattutto di riuscire a collaborare con la nostra ASL per la gestione di problemi assistenziali negli anziani e la popolazione fragile. L'augurio è che possa proseguire, ovviamente, però aggiungerei un altro elemento. L'augurio è quello di progressivamente, laddove si può, laddove viene accolta, di essere un po' il volano per le residue case di riposo che esistono in diocesi, per far fare loro questo passaggio nella modernità e nella continuità. La Fondazione opere proseguendo nella stessa qualità di quella che l'ha preceduta, ovvero della residenza Rodello. Perché questo è un posto che ti fa guarire, è un posto che non ti lascia solo, è un posto che indipendentemente dalla tua età e dalla tua carta d'identità investe sulla tua possibilità di guarire. E questo è un valore enorme su cui sono certo la Regione potrà continuare ad investire per il futuro. L'augurio alla Fondazione è che continui a lavorare così, perché il Consiglio di Amministrazione si è trovato tra amici, seppure con competenze molto diversificate e specifiche, ma con la grande sinergia e senso di comunione, di collaborazione, che non possono che portare avanti dei progetti interessanti. Ad multos annos, perché continui con lo spirito con la quale è stata fondata a dare una mano a chi ha bisogno.